Rieccoci, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore qui dagli studi di Rete 7. Per cominciare, io vado a fare il bentornato alla geriatra, dottoressa Marzia Ivaldo, che è qui con noi. Allora, Buongiorno. buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, intanto, li vedete già in sovrimpressione i numeri per intervenire. Vi aspettiamo naturalmente numerosi a telefonare in diretta allo 011 06 00 774, per parlare direttamente con la dottoressa Ivaldo. Se invece volete inviare SMS o WhatsApp, il numero lo vedete, il 348 80 40 254. Lesioni da decubito, o dette anche piaghe, dico Sì, bene, dottoressa? Un altro tema cronico, spinoso. sì, molto Ecco, importante, sì. allora ovviamente parliamo intanto da una definizione, sembra quasi qualcosa di latino Sì, vagamente, decubito. perché dipende appunto dalla posizione del paziente, dal tempo in cui il paziente sta in una determinata posizione, quindi le piaghe si formano soprattutto nei pazienti che sono allettati, che stanno a lungo in un letto oppure in una postazione, diciamo così, di immobilizzazione. Infatti sono sempre legati a problemi di immobilizzazione, di cronicità. Fanno molta paura perché sappiamo che purtroppo possono evolvere e possono condurre anche a morte, perché una piaga infetta, può condurre a una situazione di setticemia e quindi, di morte del paziente per una lesione infetta. Perciò bisogna stare molto attenti. Intanto bisogna evitare che si formino possibilmente le piaghe. E quindi c'è tutta un protocollo, diciamo, di prevenzione, poi di cura qualora compaiano e di tutta una situazione, diciamo, collaterale di cose da fare e di cose da non fare affinché, vengano curate nel migliore dei modi, ma soprattutto se è possibile che non si formino. Sì. Quando è che si formano? Nel senso, credo ci siano vari gradi di Sì, allettamento, sì. da chi mantiene un Sì, minimo di mobilità a chi è completamente. certo, però diciamo che la cosa più importante è come sta il paziente, perché una piaga da decubito viene ad un paziente debilitato, quindi viene in un paziente che ha già delle problematiche, quindi al di là dell'immobilizzazione che sicuramente è il primum movens, però poi sicuramente è un paziente che ha altre problematiche che possono essere quelle appunto ad esempio della malnutrizione, della disidratazione. Oppure di patologie di base come il diabete che favorisce di più le infezioni, quindi il paziente è più fragile con una caduta delle difese immunitarie e più facilmente le piaghe da decubito si formano, quindi è un insieme di situazioni. Diciamo che la piaga da decubito ci racconta un po' come sta il paziente. Credo, almeno mi corregga, se però allora, se un paziente è immobile vuol dire che sta molto male, quindi in realtà è una Certo. conseguenza. Nel momento in cui però uno deve passare un lungo periodo senza potersi muovere, inevitabilmente diventa fortemente a rischio. Certo, sicuramente. Infatti esistono tutta una serie di manovre, di presidi, di precauzioni che possono anche evitare la formazione di piaghe, perché ci sono dei pazienti che sono allettati da anni e non hanno questo problema. Quindi un po' per le attenzioni che vengono poste, un pochino per alcune situazioni che vengono evitate e vengono impiegati dei presidi adeguati, sicuramente il paziente magari non si piaga. Però purtroppo a volte è molto repentina la comparsa di lesioni. Ad esempio il paziente è un po' fragile, a rischio, ha una broncopolmonite, si alletta per qualche giorno e improvvisamente compaiono le piaghe da decubito in un paziente che si è allettato magari solo da una settimana. Questa è una spia che ci dice, come fosse diciamo una spia rossa quando la macchina è in riserva, la stessa cosa nel paziente, ci dice attenzione perché il paziente è in un momento di grande fragilità e quindi bisogna intervenire immediatamente perché queste piaghe possono diventare multiple, da una possono essercene altre e quando ci sono tante lesioni da decubito la prognosi è infausta. Ecco, e quindi in quel caso, per malattie come quelle che elencava, basta una settimana anche se il A volte sì. paziente si può muovere, cioè Sì, non è completamente immobile, oppure però. si alletta per ad esempio anche il femore, il paziente autosufficiente cammina, si rompe un femore, si frattura un femore, viene allettato per anche un numero esiguo di giorni, però la situazione di grande trauma, la situazione di allettamento può far sviluppare delle lesioni da decubito, quindi bisogna sempre stare molto attenti e mai sottovalutare la possibilità della formazione di queste lesioni, quindi non andare mai spavaldi, ma essere sempre molto attenti. E quindi tanto
tanta assistenza. L'assistenza, quella adeguata oltretutto, quindi personale che sappia trattare questi malati, che sappia cosa deve fare e cosa non deve fare, perché ovviamente ci sono delle cose che possono nuocere, delle cose invece che favoriscono la guarigione e la prevenzione, perciò sono tante le cose da fare, ma l'assistenza al letto dell'ammalato è sicuramente prioritaria tra tutto, e quindi che il paziente si trovi in una struttura, che sia a casa, comunque ci devono essere delle cure adeguate, delle attenzioni adeguate sicuramente. Anche ad esempio la stessa nutrizione è fondamentale, perché un paziente malnutrito, ecco, che non si alimenta adeguatamente è molto più esposto alla formazione di lesioni. Ecco, intanto 011 06 00774, lo ricordiamo il numero per le vostre telefonate in diretta, 348 80 42 54 per scriverci, per mandarci sms o whatsapp. Quindi le dice, ci sono tanti modi di fornire assistenza, certo. Ne diciamo alcuni, anche se già ci ha detto l'importanza dell'alimentazione. L'alimentazione è una cosa importantissima, perché i pazienti anziani spesso sono malnutriti. Malnutriti cosa significa? Che non hanno un adeguato apporto di tutte le sostanze di cui loro hanno bisogno, ad esempio di proteine, di albumina, cioè possono essere carenti di queste sostanze o avere delle ipovitaminosi o essere disidratati. Quindi anche questa, porre molta attenzione all'alimentazione, magari ha dei problemi a deglutire, quindi bisogna fare una dieta frullata, cioè sono tante le attenzioni che bisogna porre, e soprattutto ad esempio nel periodo estivo la disidratazione è sempre dietro l'angolo, per cui dobbiamo stare molto attenti che il paziente si idrati, se non riesce a idratarsi bisogna fare della terapia infusionale e quindi stare molto attenti. Poi ci sono tutti i presidi, ci sono i materassi antidecubito, ci sono i letti articolati, bisogna sapere anche come mobilizzare il paziente, quali sono i medicamenti da utilizzare nella prevenzione e nella cura. Sono tantissime le cose, è un mondo purtroppo che c'è intorno a questo argomento, dove bisogna sapersi muovere, perché un errore può costare la vita del paziente. Senta, le posso chiedere un po' di glossario? Perché il decubito è la posizione, sì, sì, certo. Piaghe da decubito hanno diversi sinonimi: ulcere da pressione si possono chiamare, ulcere da decubito, piaghe, volgarmente la piaga. Il paziente è piagato, si chiede, o non è piagato, vuol dire ha una piaga da decubito o non ce l'ha. Quindi insomma volgarmente si parla di piaghe, però ulcere da pressione, ulcere da decubito, piaghe da decubito sono tutti sinonimi. Le chiedo, lo so che andiamo quasi in ambito fisioterapico, le chiedo anche proprio le posizioni dell'allettamento, non subito, certo, però, perché prima andiamo a leggere un messaggio. Perfetto. Dunque, le lesioni da decubito, ecco qua, si possono formare anche in situazioni di allettamento non continuativo, ma di molte ore giornaliere, o basta qualche momento di movimento? Diego da Varazze, che salutiamo gli amici della Liguria. Ricordiamo sempre, ovviamente è uno spunto il tema del giorno, e appunto l'argomento del giorno. Siete liberi di fare domande di qualunque tipo, purché in ambito possibilmente geriatrico, ecco, diciamo così. Quindi prego, dottoressa. Il paziente va sempre mobilizzato, quindi cambiare la posizione spesso è importantissimo. Se è allettato completamente, ogni 2 ore si consiglia di metterlo su un decubito laterale, ad esempio, quindi se è supino è bene spostarlo nel decubito laterale, prima sul fianco destro, poi sul fianco sinistro, comunque l'ideale è anche di notte mobilizzarlo ogni 2 ore. Diciamo che ogni 2 ore è il tempo, diciamo, giusto per poter prevenire e comunque dare la possibilità che non si formino nuove lesioni, o comunque per prevenire la formazione di lesioni. Poi anche piccoli movimenti a letto sono importanti, e soprattutto cercare di dare delle istruzioni a chi li assiste quotidianamente, per cui anche il lenzuolo deve essere sempre molto teso, perché le pieghe del lenzuolo possono procurare, gli arricciamenti del lenzuolo stesso possono procurare delle pieghe della cute, quindi predisporre la cute a formare lesioni. Però sicuramente più il paziente riesce ad essere mobilizzato, ad esempio se non riesce a camminare lo si può mettere in carrozzina, quindi mobilizzarlo dal letto alla carrozzina, già questo è importante. In carrozzina mettere ad esempio il cuscino antidecubito, sono tutti accorgimenti estremamente importanti.
011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per i vostri sms o whatsapp. Non le dicevo, dottoressa, delle posizioni, mi incuriosiva anche perché si va sul difficile, c'è la posizione di Trendelenburg. Sì, quella è soprattutto delle gambe rialzate, perché le gambe rialzate possono facilitare diciamo il ritorno del sangue venoso al cuore, però può servire anche in altre occasioni, non solo per le piaghe da decubito. E poi soprattutto bisogna stare molto attenti ai talloni, perché i talloni si possono piagare tantissimo in un paziente allettato, anche che sfrega ad esempio in carrozzina, sugli appoggi eccetera, perché le lesioni ai talloni sono molto insidiose, in quanto essendo un'area poco vascolarizzata impiegano tantissimo a guarire, quindi sono molto insidiose anche le lesioni sui talloni. Esatto, giustamente si dice tallone d'Achille, anche in questo caso è un vero tallone d'Achille. Sì, certo. Nell'ambito delle piaghe da decubito, certo. La regia ci ha proposto un altro termine inglese che riguarda le posizioni un po' alla rovescia del Trendelenburg, Fowler, se non sbaglio, ecco, la stiamo vedendo. Sì, sì. Qui è quasi un po', non proprio il contrario, diciamo un po' seduta. Ecco, con bisogna le gambe tenere presente che queste posizioni talvolta non sono consentite, perché certo, se il paziente certo. ha problemi respiratori, ad esempio certo. deve mantenere una posizione più eretta, o ad esempio ha un versamento pleurico, ha delle situazioni per cui deve respirare in una determinata maniera, purtroppo tenerlo in maniera orizzontale e ad esempio senza cuscini o con le gambe rialzate può diventare un disagio per il paziente. Quindi anche lì, siccome l'anziano ha sempre molte patologie contemporaneamente, dobbiamo fare i conti con tutto quello che ha e quindi cercare di riuscire a soddisfare tutte le esigenze, cercando di proteggerlo da tutto quello che può capitargli. Ecco, brevemente, andando un po' più sul semplice, le classiche supina, prona, laterale. Sì, muoverlo tanto, questo è importantissimo, mobilizzarlo tanto, se si riesce a fargli fare due passi, perché il paziente è ancora in grado di fare due passi, magari anche accompagnato o con un girello, l'importante è che si muova, perché chiaramente viene attivata la circolazione, la cute non viene compressa costantemente sui piani, coi piani sottostanti rispetto all'osso, eccetera, per cui diciamo che il paziente, se riesce a mobilizzarsi, se invece proprio non cammina, la mobilizzazione all'interno del letto ogni due ore è molto importante. E poi utilizzare presidi, che sono appunto quelli che possono essere appunto i materassi antidecubito, poi ci possono essere appunto, non so, delle creme, delle pomate che proteggono, quando ancora la lesione è integra. Poi se passiamo già ai vari stadi, perché ci sono quattro stadi delle lesioni, da quella proprio soltanto l'arrossamento fino al quarto stadio, dove c'è il cratere, quindi la lesione che ha dimensioni importanti, con una profondità che può arrivare al piano osseo. Sì, vedo qui delle immagini abbastanza impressionanti. Sì, sì, purtroppo diciamo che nei casi più estremi, ecco, sì, sono... si può arrivare all'osso, e quindi, oppure sono dato elettare perché c'è la necrosi, quindi va tolta con il bisturi, insomma si fanno delle piccole pulizie chirurgiche, toilette chirurgiche, per liberare la lesione dalle parti necrotiche, altrimenti il tessuto nuovo non può crescere. Allora, intanto un paio di considerazioni. Intanto qui abbiamo una rappresentazione, una foto del materasso antidecubito, presidio che può evitare la formazione di lesioni da pressione. Ci sono diversi tipi di materasso, chiaramente a volte purtroppo il paziente lo tollera poco, quindi c'è anche questa possibilità che il paziente non lo sopporti, perché quelli col compressore sono rumorosi, quindi possono dare fastidio, però diciamo che il materasso antidecubito è un ottimo presidio, e ovviamente negli ospedali sono sempre dotati di questi materassi, perché il paziente ad esempio che è stato operato al femore, oppure che ha avuto uno scompenso cardiaco, una broncopolmonite, che sta magari allettato per qualche giorno, è estremamente importante che abbia il materasso, perché si evita davvero la formazione delle lesioni, e anche a casa comunque vengono utilizzati questi presidi in largo, diciamo, ambito, proprio perché sono importantissimi. Talvolta un materasso che arriva tardivamente purtroppo può diventare proprio fatale per il paziente. Allora, intanto ci è arrivato un altro messaggio, lo andiamo a leggere. L'allettamento costante o quasi, oltre alle piaghe, può generare sensazioni di dispnea o addirittura episodi di desaturazione. Giuliana Caglianetto. Allora, l'allettamento
costante non può generare direttamente sensazioni di dispnea, anche se talvolta l'allettamento può generare tutta una serie di situazioni chiaramente che danno disagio al paziente. Diciamo che arrivare alla dispnea probabilmente ci deve essere già anche qualcos'altro, quindi ad esempio uno scompenso cardiaco, una patologia respiratoria importante che peggiora, oppure un versamento pleurico che quindi dà affaticamento e quindi una desaturazione, oppure un focolaio di broncopolmonite. Sono tutte situazioni che possono essere collegate. Diciamo che la piaga da decubito di per sé non genera questo, però avviene magari in un paziente che ha delle patologie respiratorie o un cardiopatico, che quindi può avere questa situazione, quindi peggiorare anche dal punto di vista della saturazione o della respirazione. Ecco, qua intanto abbiamo anche una così. Ecco qua abbiamo una grafica che ci spiega proprio sindrome da immobilizzazione, da allettamento, complesso di segni e sintomi a carico dei vari apparati, quando appunto una persona è costretta all'immobilità per un lungo periodo indipendente dalla malattia che ha condizionato l'inattività. Posso chiederle, quando parliamo di cachessia? Sì. La cachessia è un termine che viene spesso utilizzato da noi geriatri quando il paziente è in uno stadio molto avanzato, diciamo così, di decadimento psicofisico, soprattutto fisico, perché la cachessia è un aspetto di un paziente molto debilitato, soprattutto un paziente molto magro, con una grave malnutrizione, con la sarcopenia, che sarebbe la perdita di tessuto muscolare, e spesso appunto ci troviamo davanti casi di pazienti cachettici, appunto, a volte lo sono perché il malato, ad esempio, è un malato neoplastico arriva in fase terminale ad avere un aspetto cachettico spesso, però talvolta sono proprio pazienti, il grande anziano che appunto può essere immobilizzato o con tutta una serie di patologie, con un'alimentazione scarsa, eccetera, può arrivare allo stato di cachessia, che è uno stadio appunto molto a rischio di tutto, oltre che di morte chiaramente, okay, ma anche di malattie, di peggioramento, di infezioni. La grafica era peraltro molto esplicita in questo senso. Allora 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 se volete mandarci sms o whatsapp. Tornerei a parlare, dottoressa, di cure possibili, visto, certo, cercare il più possibile di prevenire, certo, quando poi... Certo. La prevenzione è la prima cosa da fare, quindi evitare che si formino le lesioni. Quando poi ci sono le lesioni bisogna curarle adeguatamente. Intanto bisogna evitare che ci siano delle infezioni della lesione, quindi vanno pulite e medicate quotidianamente, molto spesso, proprio perché è un rischio molto elevato quello dell'infezione, soprattutto se abbiamo pazienti ad esempio affetti da diabete, che sono più vulnerabili nei confronti delle infezioni. A volte appunto il paziente è anche incontinente, quindi le urine possono contaminare la lesione, e sono tutte situazioni che vediamo quotidianamente nella nostra tipologia di pazienti. E come dicevo prima, il supporto anche nutrizionale è molto molto importante, perché se c'è una nutrizione adeguata, anche una lesione da decubito molto brutta al quarto stadio può guarire, se il paziente ha soltanto uno stato, diciamo così, di malnutrizione che è possibile correggere, perché abbiamo visto anche delle lesioni molto brutte, molto importanti, che sono guarite. E invece magari una lesione non così importante, che però non è guarita proprio perché il paziente non aveva uno stato adeguato di capacità di affrontare una situazione, un evento avverso come quello della lesione da decubito. Quanto si soffre, diciamo, cioè quanto è difficile convivere con delle piaghe? C'è in questo senso una terapia del dolore? Chiedo, se c'è dolore sicuramente bisogna assolutamente associare la terapia del dolore. In certe fasi purtroppo il paziente non ha nessuna sensazione, perché si forma questo tessuto, che poi è un tessuto necrotico, quindi non c'è la sensazione di dolore in alcune lesioni, però poi la lesione da decubito purtroppo si approfonda, e quindi diventa molto importante appunto evitare che gli stadi avanzino senza intervenire.
però sul dolore sicuramente si può abbinare una terapia del dolore che può essere appunto associata durante tutto il periodo, anche perché quando la lesione inizia a guarire, quindi si forma il tessuto nuovo, talvolta il paziente è addirittura un pochino più sofferente, perché il tessuto nuovo, soprattutto nelle lesioni sacrali, che sono quelle più diffuse, può dare molto fastidio, perché se il paziente sta seduto diverse ore può avere male, quindi si deve correggere anche il dolore, chiaramente. Secondo lei c'è stata un'evoluzione medica nel trattare le... Sicuramente oggi ci sono tantissime medicazioni, ci sono le medicazioni avanzate che una volta non c'erano. Io, che non sono più ovviamente giovane, ho visto all'inizio proprio delle situazioni molto artigianali, che sono state i primi approcci da neolaureata, cosa che adesso chiaramente abbiamo a disposizione molte molte più medicazioni e quindi molte più possibilità di curare adeguatamente, di prevenire le infezioni, per cui c'è veramente una gamma vastissima di scelta, come fossero dei farmaci per l'ipertensione, altrettanto per le lesioni da decubito abbiamo a disposizione tantissimi presidi, medicazioni molto adeguati, molto sofisticati. È un problema proporzionato all'età, sì, ma è soprattutto proporzionato appunto allo stato di salute? E lo stato di salute e la debilitazione del paziente sicuramente gioca un ruolo determinante anche nell'evoluzione della lesione, perché la lesione diventa più grave quanto più il paziente è debilitato e compromesso nelle sue condizioni generali. Però una lesione da decubito può comparire anche in una persona non anziana per allettamento, però sicuramente l'anziano è quello più a rischio di peggiorare, più a rischio di non guarire. Ricordo un famosissimo film dove una ragazza molto giovane, costretta e immobilizzata, il famoso Million Dollar Baby di Clint Eastwood, ad un certo punto le vengono le piaghe da decubito. Questo finale un po' drammatico di quel film. Allora, detto questo, torniamo anche su cose più positive. Io volevo, se vuole aggiungere sull'argomento, ovviamente parliamo di questo. Io volevo tornare, prego dottoressa. Sì, no. No, intanto ricordo sempre 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. No, avevo citato quella scena del film per dire quello che diceva lei, cioè anche a un giovane in certe situazioni può capitare, sì, certo. E viceversa. Però anche il giovane ha il vantaggio che poi chiaramente è solo temporaneo, quell'allettamento sicuramente poi evolve in senso migliorativo la patologia, spesso diciamo. Poi ci sono delle patologie croniche, ad esempio la sclerosi multipla è una patologia che colpisce le persone giovani e possono piagarsi anche le persone giovani, perché comunque nella sclerosi multipla c'è un'immobilizzazione progressiva e quindi anche quello può essere un argomento molto importante e molto serio da affrontare anche in una persona giovane. Però l'anziano purtroppo è il più vulnerabile di tutti e quindi più a rischio comunque di peggiorare, di non riuscire a guarire da una lesione. Certo, apro tra l'altro una piccola parentesi, perché sono state giornate importanti a Torino e in Piemonte con le associazioni che hanno donato i macchinari alle Molinette, la città della salute di Torino, proprio per i pazienti malati di sclerosi multipla, quindi tecnologie evolutive nel trattamento. Questi, fa piacere anche poter dare anche volte buone notizie, specie di questi tempi, è vero. In campo medico, ricordiamo ad esempio l'associazione 160 centimetri. Allora, io volevo nella seconda parte della nostra diretta, dottoressa, tornare ancora una volta al tema del caldo, perché poi in combinazione ne abbiamo parlato e ha fatto persino fresco, cioè sono state giornate molto piacevoli. Sì, adesso non vediamo. È ancora scoppiato proprio il caldo. Diciamo che oggi abbiamo avuto già temperature decisamente estive. Più elevate, sì. Stanno arrivando, siamo in pieno luglio, quindi siamo in piena estate. E allora vogliamo, secondo me, ricordare rischi e dare consigli agli anziani, e magari anche, io non so se si possa, perché ovviamente sembra quasi un po' una filastrocca, non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua. Di solito lo sanno ormai tutti, anche chi li assiste sa queste cose. Sicuramente direi che la cosa, secondo me,
più banale ma più importante è l'idratazione, perché talvolta anche il concetto di idratazione, sì il paziente beve, io chiedo ma quanto beve? No beve, poi si scopre che beve un bicchiere d'acqua al giorno, quindi con un bicchiere d'acqua al giorno ai 35 gradi non è sufficiente, quindi bisogna aggiungere chiaramente dell'acqua. A volte il paziente non se la sente di bere, quindi bisogna insistere, allora si può non bere magari soltanto acqua, gli si può dare magari del tè freddo, delle bevande fresche, però bisogna insistere perché il senso della sete è molto diminuito nella persona anziana, quindi lo stimolo è molto ridotto rispetto a una persona giovane, quindi bisogna indurlo a bere e non aspettare che mettendogli lì un bicchiere d'acqua lui lo beva con desiderio, perché purtroppo questo nell'anziano non accade. E sicuramente la disidratazione è un'emergenza estremamente seria e anche grave, perché poi l'anziano purtroppo quando è disidratato può cadere in uno stato di sopore importante, in uno stato di confusione e quindi con delle conseguenze anche a livello neurologico serie, e quindi bisogna assolutamente prevenire questa condizione. E ecco, tra l'altro, tanto la regia sta proprio preparando ecco questo, ti consiglio, sono poi i soliti, mangiate tanta pasta e carne, dice qui, evitate frutta e verdura, che questo direi che è vagamente sarcastico, anzi ironico, cercate di non bere un'acqua, uscite dalle 14 alle 17, firmato l'INPS. Ecco, questa sta girando. Beh, questa... Un pochino di sarcasmo. Un po' di sarcasmo, sì, un po' di humor, sì, anche esatto. Grazie alla regia. Ovviamente quello era tutto la rovescia, era tutto ironico. Allora, a proposito... Ecco, anche gli insaccati bisognerebbe evitare nel periodo estivo e quindi mangiare tutte cose che contengono molta acqua, quindi la frutta e la verdura. Una pasta un po', magari un'insalata di pasta, secondo me non è neanche così, pomodoro, può anche andare bene. Per questo all'inizio pensavo addirittura fosse seria, poi ho visto i punti dopo, direi di no. Allora, dottoressa, parlando di idratazione, perché come dice sempre il dottor Capricci, che salutiamo, almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno. Sì, sarebbe l'ideale, assolutamente. Ecco, ma sarebbe l'ideale, perché lui dice in generale, sì. Mi verrebbe da ma dire, se d'estate di più. Se un paziente riesce a bere un litro e mezzo d'acqua, mi creda, è già un buon successo. Anche con 40 gradi, già qualcosa. Sì, ma è molto difficile farglielo bere, questo glielo garantisco. Ma in effetti vuol dire una bottiglia intera. Infatti, a volte si ricorre alla terapia infusionale, che va a coprire quelle situazioni un po' di emergenza, quando il paziente non riesce a deglutire, non si può insistere più di tanto e quindi si fa una flebo di soluzione fisiologica, certo. Magari per qualche giorno il paziente si rimette un attimino a posto, proprio perché ha bisogno di essere idratato, ma lui non riesce ad esempio a deglutire tutta quell'acqua, non ce la fa, anche magari ha problemi di deglutizione, problemi di questo tipo, quindi bisogna aiutarlo magari con della terapia reidratante per via endovenosa. Se è difficile deglutire l'acqua, vuol dire che c'è un problema, perché certo, hanno la disfagia, quindi... molti pazienti, perché tanti pazienti hanno problemi neurologici, la disfagia è diffusissima. Questa disfagia può essere per i liquidi, per i solidi oppure per entrambi. Quando è per i liquidi bisogna usare l'acqua gelificata, cioè che ha una consistenza gelatinosa, perché è più facile da deglutire, non viene la tosse e non va di traverso. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Anna della provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno dottoressa, volevo chiederle, ma io verrò bere, ma i liquidi, il tè 200% al mattino, poi 200 metà mattinata, però sempre parlando con i biscotti, e poi mangiando. Però conta bere così o bisogna bere di tre mezzo di fuori di queste no, cose? No, allora l'ideale sarebbe bere proprio liquidi, un litro e mezzo di liquidi, e poi alimentarsi bene in maniera sana. Sicuramente in alcuni alimenti c'è un grosso contenuto di acqua, quindi va benissimo. Chi riesce a bere un litro e mezzo di acqua al di fuori dei pasti è molto sano, quindi sicuramente se uno riesce va benissimo. Ho capito, grazie. Prego. Grazie a lei, naturalmente. Grazie a lei, buona giornata. 011 06 00774 per le vostre telefonate. 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Abbiamo proprio un messaggio da leggere. Le piaghe da decubito hanno localizzazione sempre analoga o possono comparire in svariate parti del corpo? Non ha sentito la prima parte della trasmissione questo spettatore. Le lesioni si possono generare anche per altre cause?
cause. Isabella da Crissolo, che salutiamo. Sì, allora sì, le piaghe da decubito hanno diciamo delle localizzazioni prevalenti come la regione sacrale, però possono comparire anche a livello dei trocanteri, quindi dove ci sono le teste femorali, e poi possono comparire anche addirittura, come dicevo prima, a livello dei talloni e talvolta anche sui padiglioni auricolari quando il paziente ha un decubito laterale oppure sulle spalle, per cui ci sono tutte queste aree a rischio di lesioni. Poi anche ad esempio nella faccia interna delle ginocchia, se si sfregano col paziente con le gambe magari piegate, può sfregare quella zona lì e si possono formare delle lesioni. Chiaramente più le lesioni si formano, più la prognosi è infausta, perché chiaramente quando tante lesioni si formano vuol dire che il paziente è veramente in uno stato grave di debilitazione, per cui diventa molto difficile, lo giro da una parte, si piaga da una parte, lo giro dall'altra, si piaga dall'altra, diventa veramente difficile pensare di uscirne da una situazione del genere. Infatti purtroppo tanti pazienti non ce la fanno. Allora, intanto la regia ci ha proposto alimenti idratanti. In effetti, se parliamo di idratazione, credo non si possa non parlare di alimentazione. Certo. Abbiamo visto prima delle bellissime insalate che magari non faranno la gioia degli spettatori, però d'estate... Però sono fresche, insomma, possono appunto, anche abbinare a delle proteine, ad esempio al tonno, a del pesce, insomma, sicuramente possono andare molto bene. Poi comunque ci sono anche... c'è una scelta molto più vasta di frutta d'estate, quindi i pazienti possono anche, oltre a mangiare la frutta, anche i frullati di frutta vanno molto bene, che si fanno con acqua, per cui sicuramente l'estate è anche più favorevole come scelta di alimentazione di frutta e di verdura. Ecco, con l'ortopedico si diceva una cosa, e qui anche qui vale per gli anziani, tanto anche questa è bellissima, questa è quasi un'opera d'arte questa insalata, lo diciamo anche per incoraggiare un po' a un tipo di alimentazione diciamo estivo, la frutta di stagione, perché la frutta di stagione non è di stagione solo perché cresce in quella stagione, sì, fa proprio bene in quella stagione, sì, dico certo, bene dottoressa? Certo, certo, sicuramente, per cui diciamo che privilegiare appunto una dieta ricca di frutta e verdura è sicuramente molto importante, evitare magari i formaggi grassi, tutti gli alimenti, i fritti, gli insaccati, che sono tutti alimenti che non aiutano assolutamente a idratare il paziente, ma anzi possono essere anche molto più difficili da digerire, quindi con il caldo sicuramente non sono indicati. Allora, intanto abbiamo un messaggio che ci è arrivato e che andiamo a leggere. Il caldo può incrementare il rischio del fuoco di Sant'Antonio. Alberto da Torino. Allora, il fuoco di Sant'Antonio è una situazione che si verifica nelle persone che hanno uno stato di debilitazione e di caduta delle difese immunitarie, quindi abbastanza indipendente dal caldo. Poi il caldo può generare una situazione di debilitazione e quindi può favorirlo, però diciamo non è una delle cause del fuoco di Sant'Antonio, il caldo, sicuramente. Sì, tra l'altro è un bel, cioè, un nome suggestivo, fuoco di Sant'Antonio, sicuramente molto antico, sì, sarebbe l'herpes zoster che suona certo, meno bene, diciamo, certo, anche proprio certo, foneticamente. Certo, certo. Ecco, qua abbiamo... Questa è l'immagine, certo, una delle localizzazioni abbastanza tipiche, è molto molto doloroso e molto fastidioso per il paziente, quindi crea veramente tanti problemi. Poi ci può essere la neuropatia post-erpetica, quindi può avere anche male per lunghissimo tempo anche dopo che l'eruzione cutanea si è risolta. Trattandosi di virus, non ha nulla a che vedere con i fenomeni di psoriasi, per esempio? No, no, no. 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms e WhatsApp. Intanto la regia ci si sbizzarrisce con nel piatti. Proporci qui uova sode, tonno, mozzarella e mais. Perfetto, magnifico, un piatto fresco, molto con proteine, vitamine, frutta, verdura e proteine, quindi va benissimo. I problemi, ne parlavamo, microfoni spenti, tra l'altro ci avviciniamo, abbiamo ancora comunque un po' di minuti a disposizione. Allora, in una stagione come quella estiva, quindi caldo, i problemi che per gli anziani ben conosciamo,
quanto influisce negativamente un periodo, ne parlavamo, che c'è, perché c'è, ci sono anche dei dati di ansia, di stress, che forse da quando esiste questo Covid, anzi senza forse, è aumentato. Sicuramente stiamo facendo un po' i conti con un lungo periodo molto difficile e io vedo ancora tante conseguenze di questo periodo, purtroppo, soprattutto direi a livello psicologico, perché sono cambiate tantissimo le abitudini delle persone anziane che avevano tutta una serie di loro routine e di situazioni che, diciamo, scandivano la loro giornata. Il lockdown ha creato tantissimo disagio, tanto isolamento, e l'isolamento purtroppo ha creato depressione, problemi psicologici, e quindi l'allontanamento dai cari, l'allontanamento dalle loro abitudini di vita, sicuramente ad oggi ci sono ancora le conseguenze molto pesanti. E quindi, dottoressa, so che andiamo un po' sullo psicologico, ma è fondamentale quest'estate ancora più delle altre non lasciare soli i nostri assolutamente, anziani. Assolutamente. Magari facciamo un piccolo appello, ne vale la pena. Intanto abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto. Buongiorno, come Buongiorno. Si chiama e da dove chiama? Sto chiamando da Torino. Sì. Però vedo che non sono in diretta, vedo. È in diretta, signora, è in diretta. Credo che debba... Sì. Signora, deve silenziare il televisore. Adesso sì, ok. Tolga l'audio al televisore. Volevo chiedere alla dottoressa, mi sente? Sì, la sentiamo certo. Bene. Dottoressa, è il gonfiore alle caviglie, col sì. Caldo, certo. Che si accentua. Certo, certo, è una cosa che capita molto frequentemente, perché il caldo chiaramente procura questa situazione. Diciamo che a volte è soltanto legata proprio esclusivamente al caldo, a volte ci sono anche dei farmaci che favoriscono il gonfiore alle caviglie, però diciamo che se alcune ore della giornata la persona che ha questo problema solleva le gambe, le mette ad esempio un pochino più in alto, diciamo che si riduce un po' questo problema, però purtroppo il caldo peggiora addirittura, fa venire un gonfiore chiaramente agli arti inferiori, perché soprattutto chi ha problemi di insufficienza venosa cronica sta peggio con il caldo e sta meglio con il fresco. Grazie, grazie. Salutiamo dunque la nostra telespettatrice 011 0600 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 il numero per mandarci sms o whatsapp. Vabbè, dicevo, l'abbiamo detto, però sottolineerei il fatto, ecco, forse vale sempre, ovviamente, in un'estate del genere, come poi la scorsa, ancora di più, stare vicine. Assolutamente, non farli sentire soli. E sicuramente è molto importante, perché il periodo trascorso quest'anno è stato molto molto severo su questa situazione dei contatti, delle relazioni, per cui cerchiamo di recuperare se possibile durante l'estate, perché hanno tutti bisogno di incontrare persone, di parlare, di avere delle relazioni, è molto importante. Sono stati attivati tra l'altro numeri e servizi di assistenza estivi, questo naturalmente ci fa piacere, sperando che, ovviamente, che possano funzionare con efficienza. Sì, poi tutte le ASL mettono in atto sempre tutti gli anni l'emergenza caldo, quindi hanno degli elenchi che vengono dati dai medici di base alle ASL per intervenire in tutte le situazioni, appunto, in cui il caldo possa creare situazioni a rischio, perché vengono messi in elenco tutti i malati più a rischio di situazioni gravi, con patologie importanti, polipatologie eccetera, per cui sono già tutti allertati per poter intervenire in maniera tempestiva per qualsiasi problematica. Una curiosità, dottoressa, l'aria condizionata, a proposito del caldo, magari evitando senza ovviamente esagerare, certo, con delle temperature adeguate, direi che è molto importante perché a volte il paziente sta con delle temperature eccessive e quindi non va bene. L'aria condizionata può andare bene chiaramente ad una certa distanza, certo. Però con delle temperature sui 24-25 gradi può andare benissimo, direi che è molto indicata. Cioè, diciamo che anche se uno sta in casa e non esce nelle ore calde, se però la casa è un forno, non va bene, non assolutamente va bene. Certo. Certo, magari non c'è il sole che batte, certo. Ma può essere. A parte che alcuni pazienti non la sopportano assolutamente, certo. Perché la patiscono moltissimo, perché è comunque qualcosa di un po' artificiale, sentono un po' di fresco, perché hanno tutti il problema che hanno sempre freddo gli anziani, quindi, però direi che
tenere un clima costante, certo, con una temperatura sui 23-24 gradi può andare molto bene per e una se non si anziana. Sopporta l'aria condizionata, un ventilatore può fare sì, bene? Non o... troppo vicino però al paziente, sì, può muovere un pochino l'aria, può andare bene sicuramente, sì sì. Poi dipende dagli appartamenti, ci sono case molto calde, case più fresche, insomma, bisogna oppure non coprire troppo il paziente, perché i pazienti tendono a stare molto coperti anche d'estate, questa è una cosa che non va bene, usare il cotone, non usare le cose sintetiche, non usare cose pesanti, perché ovviamente disperdono di più calore, quindi li debilitano molto queste situazioni, li disidratano, per cui abiti freschi e... insomma, le cose solite. Rinfrescarsi magari con l'acqua della doccia sì, nelle ore più calde sì, può essere oppure indicato. Fare anche degli impacchi sulla fronte, bagnarsi un pochino, soprattutto nelle giornate proprio di caldo importante, insomma, e soprattutto non andare fuori nelle ore calde, questo assolutamente, okay, perché poi la pressione si abbassa, quindi rischiano di cadere perché hanno dei cali pressori importanti, e purtroppo sono cose che tutti gli anni capitano quando arriva il caldo. E allora siamo ai saluti, io ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio naturalmente la dottoressa Marzia Ivaldo per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie dunque, buongiorno dottore, si chiude qui, naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi.